Trucco, allora continuiamo con le nostre chiacchiere truccose e ho lasciato con l'acquolina in bocca per un prodotto meraviglioso che vi stavo mostrando nella prima parte di questo video. Allora, riassumendo, parliamo di trucchi, vi faccio vedere qualcosa che ho e vi parlo parliamo anche di qualcosa che desidero. Allora, quindi questo qui, vi ho fatto vedere gli altri blush, abbiamo parlato dei prodotti per la base, la cipa, il correttore e bla bla bla. Se volete andate a vedere il primo, come volete, in tutta tranquillità. Qui non si cercano né visualizzazioni né iscritti, ma soltanto care amiche di trucco alle quali piace rilassarsi parlando di queste cosine un po' frivole e non solo, insomma. Per questa volta sì, molto frivole. Quindi questo prodotto qua, diviso in quattro sezioni, è stupendo. Allora, a parte che è un colore particolarissimo, perché qui abbiamo tipo quasi, diciamo quasi un rosso chiaro coralloso. Qui c'è un illuminante sul dorato, una terra di un colore meraviglioso, e qui un altro illuminante dotato di qualche glitterino. Allora, è veramente meraviglioso, quindi questo vi fa capire che insomma è un acquisto abbastanza recente perché l'ho fatto in primavera. Mi piace poter acquistare, ecco, quei pezzi delle collezioni limitate, devo dire che danno soddisfazione perché è un pezzo raro. Questo io lo uso come questa parte qui, che vi dicevo è chiara e ci sono un po' di glitterini. Non disdegno di metterla sul viso in maniera molto molto delicata perché è un prodotto che potete mettere con il suo pennellino tracciando delle diagonali o così, insomma, a seconda dell'effetto che volete ottenere. Io però questo qui mi piace tantissimo applicarlo un po' sul décolleté, è un effetto bellissimo dal quale ero stata ispirata da... Oddio, come si chiama? La modella quella di colore, bellissima. Non mi viene. Alzheimer, non mi viene. Avete capito però, una modella storica. E quindi questo lo vado a mettere così ed è bellissimo. E poi posso pescare soltanto questo per fare un pochino di, così, di contouring, diciamo. Posso pescare soltanto questo per mettere il blush. Questo lo posso mettere soltanto qui, ma a volte devo dire che io faccio così tipo L e lo vado ad applicare così, diciamo come avevo visto sui video ufficiali del canale di Chanel, insomma, è veramente bellissimo. Costa perché costa, ma sono quei prodotti che veramente non mi pento di aver fatto tra virgolette l'investimento perché sono bellissimi davvero. Per i blush mi fermo qui e visto che vi ho fatto vedere questo non vi parlerò di altre voglie perché già con questi sto più che a posto perché ho il mio rosato, ho il mio pescato e va bene così perché a me i colori troppo particolari di blush sinceramente non mi piacciono. Ecco, mi piace avere le due scale di colore, il rosa, il pesca e va bene così. Come particolare ho già questo che è bellissimo perché dà proprio quell'effetto di guanciotta arrossata. Quello rosso veramente è incantevole, veramente. Mi spiace non avere mezzi professionali per farvi godere al meglio dell'effetto reale, però vi assicuro che è stupendo. Quindi i blush l'abbiamo fatti. Parliamo di illuminanti. Allora, anche con gli illuminanti, sinceramente, sto a posto. Perché non ho sinceramente altri perché di illuminanti se ne mette talmente poco che quando vedo quelle padelle se mi prende male che non le finirò mai. Vi faccio vedere quello che uso, quello che mi piace. Allora, mi piace tantissimo questo è un trio di NARS che credo non fanno più, ma dove c'era la Laguna che è praticamente finita ormai, non la uso per il viso, ma a volte per scaldare la piega. Orgasm e l'illuminante sono i prodotti top di NARS. L'illuminante però non mi ricordo, non c'è scritto come si chiama. Adesso vendono praticamente da Sephora il duo così, perché di fatto l'Orgasm è già molto luminoso di suo, quindi andarci a mettere poi un illuminante che non c'entra niente perché l'Orgasm ha questi riflessi dorati, questo invece è un po' freddino.
Sinceramente pure io non avevo apprezzato l'accostamento, anche perché non li usavo mai insieme. O usavo questo e andavo a prendere un altro blush. È bellissimo, veramente. È l'illuminante che uso quasi giornalmente perché è delicatissimo, veramente bello al sole, dà un effetto bellissimo. Mi piace proprio tanto. Io sarò strana, ma a me il Mary Luminizer non piace. L'ho visto dal vivo, l'ho provato più volte. Però secondo me è troppo forte, non mi piace proprio avere la strisciata. Adesso c'è questa fissa per gli illuminanti che secondo me è un po' eccessiva, ma questo a gusto mio, ognuno poi va in giro come gli pare, non è una critica verso chi lo fa. Io scelgo per quelli che sono i miei gusti, le mie possibilità, le mie esigenze e bla bla bla, lo dico sempre. Un illuminante che mi dà grande soddisfazione è anche questo, che avete visto più volte in qualche video dell'edizione limitata di Kiko. Uso principalmente la parte chiara, che uso sia per illuminare quando mi ricordo qua, e mi piace tantissimo. Oggi è quello che porto da mettere qui nello zigomo, ma a me piace fare proprio un pochino la C. È veramente bello, satinato, non ci sono glitter, dà veramente questa scia di luce. E poi è un colore bellissimo perché è un dorato non troppo giallo, un dorato quasi rosato. Questo anche, diciamo, anche quest'altro sarà bellissimo d'estate, anche da mettere un po' così lievemente con un pennello molto molto largo, a setole non troppo fitte, viene secondo me un bel effetto. E poi questi sono quelli ufficiali. Poi io sinceramente uso gli ombretti. Uso tantissimo come illuminante il mio amato nylon. Nylon lo uso, mi piace tantissimo per illuminare l'arcata, no, l'angolo interno. Non lo uso quasi mai per fare i trucchi da metterlo sulla palpebra mobile, devo essere sincera, perché ultimamente sono più in fissa per colori tipo il taupe e tutti gli affini. Però ecco, per qui, e mi piace tantissimo, ho usato anche qui con il mio adorato. Questo come si chiama? Setting brush, non mi ricordo. Sì, setting brush di Real Techniques. Mi piace veramente tanto. Come mi piace come ombretto quando voglio un effetto un pochino più strong, Luna di Nabla dell'ultima collezione. È veramente bello. È un rosa freddo, veramente bello da usare come illuminante. E come mi piace tantissimo, l'ho usato tantissimo come illuminante della Naked, il Virgin, è bellissimo. Io questo qui l'ho usato principalmente per usarlo proprio come illuminante. E questo, quindi, per quanto riguarda il viso, credo di aver concluso 7 minuti. Se facciamo qualcos'altro. Poi, sopracciglia, ho trovato il prodotto del mio cuore e sinceramente non cambio. Sono incuriosita molto dai prodotti dai prodotti di Benefit, però sinceramente, siccome costicchiano, so che ne varrebbe la pena, però mi trovo talmente bene con questa matitina di Kiko che a me non scoccia per niente temperare, che sinceramente, ecco, si sta consumando, io ricompro questo, non ho proprio altri desideri, sinceramente. Curiosità sì, ma no, non mi va di rischiare a cambiare strada, insomma. Ho anche questa, me ne è rimasta un pochina di quest'altra sempre di Kiko, però mi sono talmente innamorata di quella che questa faccio un po' più fatica sia nell'applicazione e non mi convince neanche troppo il colore, che non si sposa perfettamente con le mie sopracciglia. Io di quella Slim ho la 02 ed è perfetta secondo me, perché non è fredda, non è calda, giù io le ho molto scure e mi piace tantissimo. Quindi quello per le sopracciglia. Per il trucco occhi sto a posto, perché ho le tre Naked, ho la Be ora non vi sto a tirare fuori tutto. Avete visto gli ombretti di Nabla? Insomma, di prodotti ne ho. Non ho desideri se non un ombrettino mono. Mi volevo prendere, ma questo più in là, un ombretto mono, ma sempre di alta profumeria e sempre sul top, perché io vedo che vedete anche questo qui che ve l'ho fatto vedere più volte, anche nel video che ho portato
a Genova, sono i colori che mi piacciono di più perché sono quelli che secondo me sono più versatili per essere applicati come per un trucco monombretto. Risaltano veramente l'occhio, sono raffinatissimi, si adattano poi a qualsiasi look, a qualsiasi abbigliamento. E un giorno che appunto ero da Sephora da sola con mio marito, quindi ho potuto spulciare per bene, bene, bene. Tra gli ombretti su quel tono dei vari marchi di alta profumeria, quello che più mi è piaciuto è uno di Dior, che è un taupe violaceo con una spiccata nota violacea, perché un violaceo è un po' rosato, veramente bello. Però ecco, mi trattengo perché ho Entropy, ho il satin taupe. Ho quello di Chanel che vi ho fatto vedere anche in questa palette, dovrebbe essere questa, anche in questa palettina di Chanel di Lancôme, che ha diversi anni. Ho dei taupe molto carini, cioè insomma non mi mancano. Quindi per il momento tra ombretti in polvere, mono, palette e in crema ho più che a sufficienza. Poi ecco, tanto per suggerirvi, per esempio, un trucco che mi piace tanto fare, sempre su quei toni, perché a me il violaceo sugli occhi piace tantissimo. Mi piace abbinare, questo è l'Illusoire numero 83 di Chanel, che è bello sbrilluccicoso. Io vado a smorzare con questo ombretto di MAC, si chiama Shale ed è un satin, sempre così sul violaceo. Poi insomma, se uno ha. Se uno ha fantasia, se uno ha voglia, un po' di creatività e passione per i trucchi, cioè con una palette ce ne fai 800 di trucchi. Questi due abbinati mi piacciono tantissimo. Ma proprio che metto questo e poi con questo ci vado sopra su tutta la palpebra e nella piega, viene un trucco veramente bello. Ultimamente mi piacciono proprio questi soft smoky così molto delicati, dove si esalta appunto la bellezza del colore di un ombretto. Poi mi piace, per esempio, per parlare di low cost, per esempio, mi piace tanto questo qui, che è un velvet di Essence, bellissimo. Questo è il numero boh, perché c'è la. Comunque, anche questo si è visto tantissimo. Anche questo è un malva, violace. Ecco, questi toni devo dire che sono i miei preferiti. E spesso e volentieri, come suggerito dalla sister, proprio per mantenermi su quei toni, uso questo blush di Catrice, che è il Rosewood Forest, che come blush sinceramente vedo che mi mortifica. A me piacciono i colori un pochino più vivi, però nella piega è bellissimo. Quindi questo per quanto riguarda i blush, no, i blush, gli ombretti. Per rimanere sul trucco occhi, matite, sto a posto. Matite io ho trovato cioè io mi trovo bene con le long lasting, le metto, le sfumo quando voglio un trucco un po' più veloce. Sì, non sto bene con quelli che ho, sinceramente. Poi comunque mi piace tanto realizzare anche delle righettine d'eyeliner, quindi liquid ink sicuramente. Mi piacerebbe provare il tattoo liner. Ecco, quello che mi manca è l'eyeliner marrone, quindi mi piacerebbe provarlo il tattoo liner di Kat Von D nella colorazione marrone, però devo dire io la faccio talmente sottile che nera è bellissima, sinceramente portabile secondo me anche di giorno. Per quanto riguarda i mascara ne ho finiti diversi in questo periodo e, ho finito il mio amatissimo Dior Iconic Overcurl, che c'ha questa cosa. Questo qui mi è piaciuto veramente tanto ed è stato l'unico mascara che veramente prendevo questo e lo usavo tutti i santi giorni. Ho avuto un periodo in cui per questioni familiari stavo fuori tutto il santo giorno, dalla mattina alla sera. Io lo applicavo la mattina, facevo veramente un trucco molto molto semplice con il mio solito ombretto di Chanel, questo e via. E veramente non avevo caduta di nulla qui sotto, è bellissimo. Questo l'avevo preso in un kit con una mini palettina di Dior, veramente bellissimo. Mi è piaciuto anche il Kiko, questo era di un'edizione limitata, sapete, io prediligo questi scovolini così in silicone, però
Mi piace proprio l'effetto che c'è, le ciglia belle pettinate, non faceva grumi, me le allungava bene bene, belle volumizzate, quindi carino. Carino anche il multi action di Essence, tanto per passare al low cost, veramente l'ho usato con molto molto piacere. Questo qui di Sephora, che è l'Ultra Gorgeous Volume, ci ho dovuto fare un po' amicizia. Però l'effetto mi piaceva perché questo ha questi dentini fini, 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 fini. Quindi a me piace proprio sentire il pettinino che mi prende le ciglia e me le pettina bene, bene. Mi è piaciuto. Non lo ricomprerei perché il difetto che ha è che non si asciuga mai. Quindi se mi macchio, ci stavo attenta, riuscivo a starci attenta, però se mi macchiavo, lì restava perché non si toglieva. E il grande amore che ho potuto studiare per bene 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 questo Le Volume di Chanel, che è stupendo. All'inizio non mi convinceva molto, non lo so, non ci ho fatto subito amicizia, però ecco, adesso sono al secondo campioncino ed è favoloso. Quindi questi sono quelli che ho finito. Da finire ho questo, il Lash Domination di Bare Minerals. Ci sto facendo amicizia un po' perché è uno scovolino un po' grandino per il mio occhio, e un po' perché è un po' troppo fluidino, quindi servono veramente 800 miliardi di passate per ottenere l'effetto che mi piace, però confido anche che si addensi un pochino di più e piano piano ci farò amicizia. Una grande delusione è invece la Impact Mascara di Clinique. Veramente questo è come non metterlo. Mi dispiace tantissimo. Un classico scovolino a setole. Anche questi tutti presi sempre nei kit che avete poi comunque visto nel corso degli altri video. Mi piace questo qui di Clarins, che è il Wonder Perfect Mascara. Ed è il secondo che uso, che ho trovato sempre in un kit. Anche questo ha le setole. Così classiche, però sono un pochino larghine, quindi accolgono bene le ciglia e mi piace l'effetto che fa. E il roller lash, che mi piace, ma è un nì, perché anche questo va lavorato. Ci devi perdere un pochino di tempo, però perdendoci un pochino di tempo l'effetto è carino. Però non sempre mi soddisfa, non tutte le volte che lo metto sono soddisfatta. La mia mira era, il mio desiderio era appunto, finiti questi, prendere Le Volume. E un angioletto ci ha pensato prima di me perché me lo ha regalato. Quindi veramente adesso rimane chiuso qui dentro finché non porta avanti altri di questi, e poi lo metterò in uso. E mando veramente un bacione immenso a Giulia, che veramente è stato un angelo. Mi sento imbarazzatissima perché io è difficile che accetto i regali, ma lei mi ha tratto in inganno perché mi spiace che la gente vada a spendere soldi per me. Veramente mi spiace tantissimo, però non potete capire quanto l'ho apprezzato. Mi è arrivato il pacco che avevo la febbre, mi sono ridestata. Insomma, mi è stata proprio, mi ha fatto guarire, mi ha risuscitato quando ho aperto questo mascara, questo pacco di Giulia. Veramente grazie, tesorina. Proprio, guarda, non me l'aspettavo, mi è stupita, mi sono sentita iper imbarazzata. Però ecco, quindi anche mascara siamo a posto. Dopo mascara, correttori li ho detti. Ah, correttori ho saltato, mi sa. Mi sa, se non l'ho saltati, l'ho detti, li ripeterò. Faccio veloce. Come correttori, gli unici che ho, dove sta? Sono questi due. Allora, questo di Max Factor, che l'avevo trovato in combo da acqua e sapone quando ho comprato il fondotinta di Max Factor. E questo di L'Oreal, che è l'Accord Perfect. Questo è un pochino scuro, questo è un pochino troppo chiaro come colorazione, quindi li vado ad usare in combo. Questo è un correttore, questo di Max Factor, che mi piace tanto. Ha una consistenza molto leggera, quindi sicuramente per chi cerca una copertura tosta, non va bene. Però per me, che non ho chissà quante, cioè, anche se dormo poco e dormo poco, non mi sveglio la mattina con l'occhiaia scura, insomma, con le borse sì, alcune volte sì, ma l'occhiaia no. Quindi per me va benissimo, io ne vado a mettere, poi ne metto veramente pochissimo.
Finiti questi, ma questo è quasi finito. Questo ce ne vuole anche perché io ne metto talmente poco. Io ne metto proprio dei puntini. Questo sta abbastanza avanti, però hai voglia. Però io comunque mi faccio le mie valutazioni, mi faccio le mie wish list. Mi stuzzicano sicuramente i prodotti tipo Touche Eclat, proprio perché io non ho bisogno di chissà che copertura e cerco più che altro un prodotto, magari anche più là, non avendo voglia di mettere. Io penso che almeno io più vado avanti con l'età, meno tendo a mettere. Voglio cose pratiche, cose che mi esaltino quello che ho di mio di naturale, insomma, senza fare chissà che correzioni. Quindi il Touche Eclat ha anche applicato solo quello. Mi ricordo io ce l'avevo 10 anni fa, mettevo solo quello, creavo dei punti luce, veramente già quello fa la differenza. Touche Eclat come skin flash, come si chiama quello di Dior o altre cose che valuterò. Però per il momento a posto. Correttore e quindi mi manca rossetti. Rossetti sto a posto, ragazzi. Ve l'ho anche girato il video dei miei rossetti preferiti. Magari lo linko, metto nelle schede e vediamo. In qualche modo faremo se vi va di vederlo. Rossetti mi è proprio passata, nel senso che faccio difficoltà veramente a trovare prodotti che. A trovare prodotti che, cioè no, prodotti, a trovare colori che già non ho. Ho capito quali sono i colori che mi stanno bene. Non mi piacciono i colori strani, mi piacciono i colori, ecco, tipo questo, il Captive, che mettete, si vede, è elegante ed è bellissimo in qualsiasi occasione, oltre che eccezionalmente performante. Quindi sto a posto. E poi anche qui Giulia mi ha mandato questo prodottino qua meraviglioso, il Lip Lover di Lancôme, che è un gloss. Io d'estate i gloss li uso tantissimo perché quando arriva quel caldo assurdo io ho la fissa di mettere i rossetti in frigo e quindi mi scoccia. Siccome io poi se metto un rossetto poi me lo porto dietro per i ritocchi, mi scoccia per portarlo dietro col caldo. Con i gloss è un'altra cosa, insomma. Su un colore bellissimo, veramente Giulia, grazie, veramente bello, 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 l'ho applicato, è proprio bello. A me poi piace l'effetto lucido sulle labbra, mi piace vedere le labbra belle rimpolpate, succose proprio, quindi di rossetti neanche vi parlo, insomma, perché tra macchie e i rossetti che avete già visto, insomma, sono cose già trite e ritrite. Ecco, un rossetto, per esempio, quando sono andata a fare quel giro perlustrativo da Sephora e non ho preso niente. Anzi, no, una cosa l'ho presa, il burro cacao di Sephora, che non, quello al cocco, che non mi sembra niente di che, sinceramente, però ero rimasta senza, quindi uno lo dovevo prendere. Mi sono messa a vedermi i vari rossetti appunto dei grandi marchi. Sicuramente uno Chanel, un Rouge Allure mi piacerebbe provarlo, però non c'ho cuore adesso di comprarlo, quantomeno non le full size.